Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico smanicato che io ho deciso di chiamare Artico. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della DMC Linea Knit 6. È un 100% acrilico, ma vi posso assicurare che è acrilico di alta qualità, è morbidissimo, sofficissimo, non punge per niente e io ho adorato lavorarlo, si lavora veramente in maniera fantastica. Il colore che ho usato io è l'814, questo grigio, ma voglio farvi vedere anche altri colori presenti sul sito, ce ne sono veramente tantissimi. Abbiamo questo bordeaux intenso oppure abbiamo questo fantastico ottaneo, ma ci sono colori come lilla, argento, grigio scuro, panna, arancione, quindi veramente potete sbizzarrire a fare questo smanicato nel colore che più vi piace. Passiamo invece a parlare del quantitativo. Naturalmente, come sempre, il filato lo trovate disponibile sul mio sito, di cui vi lascio il link in descrizione, Filati Elsa. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato tre gomitoli, quindi 100 grammi, lavorando con l'uncinetto del 5,5 e del numero 6. Ora, per una taglia M vi consiglio 4 gomitoli, per una taglia L ve ne consiglio 5. Naturalmente, se volete fare le maniche, in quel caso andate a prendere almeno un gomitolo in più, anzi anche forse due, perché comunque con 100 grammi riuscireste a fare una manica, quindi con l'altro 100 grammi dovreste fare l'altra manica. Quindi mi raccomando, in base a quello che vi ho detto, se dovete fare anche le maniche, andate appunto ad aggiungere 200 grammi. E per quanto riguarda la lavorazione, ve la faccio vedere subito, è un top down, quindi si parte dall'alto, dallo scollo, vedete, si lavora con solamente due angoli che poi fanno venire questa punta molto simpatica qui alle mezze maniche che si sono andate a creare e si fanno gli aumenti. Gli aumenti sono due giri che io vi spiego come fare, poi finiti gli aumenti si continua soltanto con un giro che continua ad aumentare la larghezza dello sprone, ma meno rispetto a quando utilizzavamo i due giri iniziali. Questo perché volevo allargarlo subito e poi andare a scendere un po' meno velocemente, quindi nel tutorial vi spiego tutto. Una volta fatto lo sprone, quindi si vanno a mettere i marcapunti e si va a costruire il corpo della maglia, sempre con due giri per avere la chiusura che rimane sempre di un lato e quindi non si va a fare la chiusura in obliquo. E io vi dico che ho utilizzato l'uncinetto, ho lavorato sempre con l'uncinetto del 5,5, sono andata a utilizzare l'uncinetto del numero 6 solo per fare la parte inferiore, ossia per allargarlo sui fianchi senza però fare alcun tipo di aumento. Però non vi preoccupate, io nel video vi dico anche come andare a fare gli aumenti in modo tale che se dovete allargare di più rispetto solo ad utilizzare l'uncinetto più grande, potete farlo tranquillamente. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook L'albertà di uncinettare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che sul sito e in descrizione vi lascio il link per poter acquistare anche il PDF dove viene scritto passo per passo come realizzare questo smanicato in tutte le taglie. Quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro smanicato o maglia, penso che farò uno smanicato, però comunque io ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Knit 6, che è un 100% acrilico, ma guardate che morbidezza. Come potete vedere il filo è sempre uguale, non punge per niente, è un acrilico di alta qualità, che è comunque il punto forza della DMC. Quindi io ho deciso di utilizzare questo colore che è l'814, qui vedete altri colori presenti sul sito, ma ce ne sono veramente tanti. Ora, per quanto riguarda la lavorazione sarà in top down. Io ho montato 60 catenelle e servono 10 catenelle per gli angoli, perché noi andremo a fare due angoli, la parte dietro e la parte avanti, che andremo poi ad aumentare. Ora, questo significa che io di 60 catenelle e lavorerò con l'uncinetto del 5,5. Questo significa che io ho poi 50 catenelle che divido 25 dietro e 25 avanti. Montando 60 catenelle con l'uncinetto del 5,5 io ho circa 22 centimetri, che con il primo giro mi diventeranno almeno 25 centimetri, perché sappiamo che quando andiamo a lavorare il primo giro la lavorazione tende a cedere e io non ho utilizzato l'uncinetto numero 6 per poter fare le catenelle, ma quello del 5,5, quindi mi si allargherà di più rispetto al solito.
Quindi detto ciò, per le taglie più grandi, ora per una taglia M o una taglia L, dovete calcolare questo. Se volete allargare un po' lo scollo, io consiglio di allargare di 4 catenelle per una taglia M, in modo tale che poi avete 27 maglie in più, cioè 27 catenelle e 27 catenelle, mentre per una taglia L vi consiglio di andare ad aumentare di 8 catenelle, in modo tale poi ad avere 29 catenelle dietro, 29 catenelle avanti. Naturalmente questo se utilizzate un filato grosso, se utilizzate un filato più sottile andate a mettere più catenelle. L'importante è che quando fate la divisione avanti e indietro dovete avere da entrambe le parti un numero dispari, infatti 25 è un numero dispari sia avanti che dietro, 27 per quello che vi ho consegnato è un numero dispari, quindi mi raccomando, questa è l'unica cosa che dovete tenere presente. Quindi 10 catenelle per gli angoli, 5 da una parte e 5 dall'altra, e poi le catenelle, nel mio caso 25 e 25, consiglio 27 e 27 taglia M, 29 e 29 taglia L, quindi 31 e 31 per una taglia XL. Ma non andate ad allargare troppo lo scollo, vi suggerisco più che altro di fare pochi aumenti, quindi non andate ad aumentare anche se siete una taglia M di 8 catenelle, a meno che non fate un filato più sottile, in modo tale da poi da fare più giri di aumenti. Detto ciò, quindi possiamo andare a vedere come si realizza il nostro manicato maglia. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare il nostro primo giro e vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia questo io inizio a fare metà angolo, questo sarà il mio primo angolo, ma ne vado a fare metà, quindi che 2 catenelle che è la mia mezza maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra mezza maglia alta, catenella di separazione, salto 2 catenelle e io devo andare a fare 25 mezze maglie alte. Mi raccomando, chi ha messo le catenelle in più e le ha divise per 2 deve andare a mettere quindi più mezze maglie alte. In questo caso, se uno ha messo 6 catenelle in più, invece di 25 mezze maglie alte ne deve andare a fare 28. Bene, io continuo così fino ad arrivare a avere 25 mezze maglie alte e poi vi faccio vedere come continuare la lavorazione. Quindi ho fatto le mie 25 maglie alte, mezze maglie alte, catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio secondo angolo e vado a fare 2 mezze maglie alte, 1, 2, 2 catenelle, rientro altre 2 mezze maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, salto 2 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 25 maglie alte. Quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il giro e come andare a fare poi il nostro primo giro, perché questo è il giro base. Quello che andremo a fare dopo sarà il nostro primo giro. Sto terminando il giro, vado a fare la catenella di separazione, rientro nella prima catenella dove ho fatto le 2 mezze maglie alte iniziali e vado a fare altre 2 mezze maglie alte, 1, 2, catenella di separazione, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Primo giro e andiamo a fare 2 catenelle che sono mezza maglia alta, rientro e vado a fare un'altra mezza maglia alta. Catenella di separazione, entro tra le 2 mezze maglie alte dell'angolo e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho l'archetto di una catenella e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto la prima mezza maglia alta, vado nella seconda e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una mezza maglia alta, vado nella successiva e vado a fare una mezza maglia alta. E devo fare questo per tutto il giro del lato, quindi mezza maglia alta, catenella, salto una mezza maglia alta, vado nella mezza maglia alta successiva, vado a fare la mia mezza maglia alta. Catenella, salto una mezza maglia, entro nell'altra e vado a fare la mia mezza maglia alta. Quindi continuo così per tutto il lato, vi farò vedere come terminare il lato, come andare a fare poi l'angolo e continuare nel lato successivo.
sto terminando il lato, quindi ho fatto l'ultima mezza maglia alta, catenella, vado nell'archetto e vado a fare la mezza maglia alta, catenella, vado dove ho le prime due mezze maglie alte del ventaglio e vado a fare la mia mezza maglia alta, catenella, entro dentro l'archetto del ventaglio e vado a fare il mio ventaglio, quindi due mezze maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 mezze maglie alte, catenella di separazione, vado tra le 2 mezze maglie alte del ventaglio e vado a fare una mezza maglia alta, catenella di separazione, ricomincio, mezza maglia alta nell'archetto di una catenella, catenella di separazione, salto la prima mezza maglia alta, mezza maglia alta, catenella di separazione, salto la mezza maglia alta, vado nella successiva e vado a fare la mia mezza maglia alta e continuo così per tutto quest'altro lato. Vi farò vedere naturalmente come terminarlo e come iniziare poi il secondo giro. I giri che andremo a ripetere sono appunto due, questo che sto facendo e il secondo che andremo a fare insieme. Sto terminando il lato, ho fatto la mezza maglia alta, catenella, entro nell'archetto mezza maglia alta e catenella di separazione, vado tra le due mezze maglie alte del ventaglio e vado a fare una mezza maglia alta, catenella e vado a chiudere l'angolo, quindi entro nell'archetto e vado a fare le mie due mezze maglie alte, catenella, entro dove ho la mezza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Secondo giro, vado sempre a fare 2 catenelle che sono la mia mezza maglia alta, rientro un'altra mezza maglia alta, catenella di separazione, questa volta salto il ventaglio, vado direttamente nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia mezza maglia alta, catenella di separazione e in ogni archetto di una catenella vado a fare la mia mezza maglia alta, quindi catenella, archetto successivo, mezza maglia alta, catenella, archetto successivo, mezza maglia alta e continuo così quindi per tutto il lato. Vi farò vedere come terminare il lato e come andare a fare poi il nostro angolo. Sono arrivata dove ho il mio angolo, vedete sto facendo le mezze maglie alte, catenella, entro nell'ultimo archetto di una catenella e vado a fare la mia mezza maglia alta, catenella, salto le due mezze maglie alte, vado direttamente nell'angolo e vado a fare il mio angolo, quindi due mezze maglie alte, 2 catenelle, rientro 2 mezze maglie alte, catenella di separazione, salto le due mezze maglie alte del ventaglio, vado direttamente nell'archetto di una catenella e vado a fare la mia mezza maglia alta, catenella di separazione e di nuovo mezza maglia alta in ogni archetto, catenella di separazione, mezza maglia alta, catenella, mezza maglia alta nell'archetto successivo. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere come finire il giro e come riniziare il primo, quindi continuo a lavorare così fino ad arrivare a chiudere il giro. Sto per terminare quindi anche il mio secondo giro, ho fatto la mezza maglia alta e la catenella, salto le due mezze maglie alte del ventaglio, vado direttamente nell'archetto del ventaglio e vado a fare le ultime due mezze maglie alte, 1 e 2, catenella, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassa. Ora dobbiamo ripetere il primo giro, quindi vi faccio vedere come fare visto che abbiamo una base diversa rispetto a quando avevamo il giro di maglie basse. Andiamo sempre a fare 2 catenelle, rientriamo facendo la seconda mezza maglia alta, catenella, prendiamo il filo, andiamo tra le due mezze maglie alte del ventaglio e andiamo a fare il nostro mezzo maglia alta, catenella e poi di nuovo mezza maglia alta in ogni archetto di una catenella. Quindi catenella, mezza maglia alta nell'archetto, catenella, mezza maglia alta nell'archetto, catenella, mezza maglia alta nell'archetto. Quindi
Dovete solo ricordare, quando andiamo a fare i due giri, che nel primo giro dobbiamo andare a fare una mezza maglia alta anche tra le due mezze maglie alte dell'angolo, mentre quando fate il secondo giro non va fatta la mezza maglia alta nelle mezze maglie alte del ventaglio, ma direttamente nell'archetto di una catenella. Questo perché se facessimo sempre solo il primo giro, la lavorazione si allargherebbe troppo e verrebbe troppo larga, farebbe effetto largo. Mentre se andiamo a fare solo il secondo giro, cosa che io farò più in là e vi dirò naturalmente dopo, spiegandovi meglio, se invece andiamo a fare solo il primo giro si allarga troppo poco, quindi la lavorazione verrebbe troppo stretta e dovremmo fare troppi giri per poter arrivare a fare a mettere i marcapunti, e quindi non va bene. Alternando questi due giri invece la lavorazione si allarga gradualmente. Io però non lavorerò per tutto lo sprone i due giri, adesso li lavoro alternandoli, però poi a un certo punto vi dirò che passerò a lavorare solo il secondo giro, in modo tale che la lavorazione continua ad allargarsi ma non troppo, e questo mi permetterà di arrivare a mettere i marcapunti continuando a fare gli aumenti, ma in maniera facendo solo il secondo giro. E naturalmente io vi dirò le indicazioni, io quante volte ho fatto i due giri, quanto ne dovrebbe fare una taglia M e quanto ne dovrebbe fare una taglia L, e poi vi dirò quanti giri invece sono andata a fare ripetendo soltanto il secondo giro. Questo è per essere chiari, però mi raccomando, per essere sicure che alternate i due giri, ricordate sempre, nel primo giro le mezze maglie alte vanno fatte anche tra le due mezze maglie alte dell'angolo, mentre nel secondo giro la mezza maglia alta tra le mezze maglie alte dell'angolo, del ventaglio dell'angolo, non vanno fatte. Quindi io adesso continuerò a lavorare e vi darò poi in seguito tutte le altre informazioni. Allora, io sono arrivata a mettere il mio marcapunti. Vi dico già che io i due giri li ho ripetuti per 4 volte, poi sono andata a ripetere solamente il secondo giro per 6 volte. Senza contare il giro base, io ho fatto un totale di 14 centimetri e vi dico già che la mia larghezza da un angolo all'altro è di circa 67 centimetri, e per me, come larghezza, per la mia taglia, che è una taglia S, va più che bene. Prima di dirvi come ho messo i marcapunti, diciamo per le altre taglie. Allora, siccome io ho ripetuto i due giri per 4 volte, per una taglia M vi consiglio di ripeterlo 5 volte, per una taglia L 6 volte, poi andate a fare sempre solo il secondo giro, quindi si continua ad allargare ma meno rispetto all'inizio. Vedete, qui si è allargato di più, qui si allarga meno, in modo tale da raggiungere la circonferenza che per la vostra taglia. Io direi, visto che io ho fatto 67 centimetri, che per una taglia M, io 67 parto da un angolo all'altro angolo, io direi per una taglia M che dovete arrivare almeno a 71 centimetri, per una taglia L almeno a 76 centimetri. Un'altra cosa che vi devo dire, naturalmente io quindi dal primo giro al giù ho circa 17 centimetri. Ora, voi sapete che questo è lo scalfo, quindi per una taglia M calcolate che di scalfo dovete avere circa almeno 3 centimetri in più, quindi se io ho fatto 17 voi arrivate a 21, mentre per una taglia L io direi di arrivare anche a 24. Questo perché il collo, comunque, come abbiamo visto, è stretto, come avrete potuto vedere all'inizio del tutorial, è stretto, quindi non è uno scollo largo, quindi per questo si scende di più. Per quanto riguarda invece i marcapunti, allora, dall'angolo all'altro io ho 37 maglie basse e ho fatto in questa maniera: ne ho messe 8 per lato, 3, 6, 2, 8, e sono andata a mettere il mio marcapunti. Stessa cosa dietro, 3, 6, 2, 8, ho messo il mio marcapunti. Anche da quest'altra parte ho contato 8 maglie e 8 maglie dietro, e nell'archetto sono andata a mettere il mio marcapunti. Quindi da un marcapunto all'altro io per una taglia MS ho circa 39 centimetri, che per me va più che bene, perché sapete che io sul seno sono un po' più piccola rispetto che al basso. Ora quindi io posso spezzare il filo e vi faccio vedere come vado a lavorare per poter fare la parte della maglia.
Perdonatemi ragazze, stavo lavorando e mi sono accorta che non ho detto per la taglia più grandi, quindi la M e la L, come fare per la divisione. Allora, come vi ho detto, io qui ho circa 40 cm da un punto all'altro. Per una taglia M io vi direi di mettere almeno 43 cm, di più se avete un seno grande. Per una taglia L andate a mettere 46, se non anche 47, 48 cm, quindi da un marcatore all'altro, per avere appunto la larghezza avanti e dietro che vi serve. Quindi calcolate sempre rispetto a me 3 cm in più avanti, quindi poi naturalmente 3 anche dietro, queste per le taglie più grandi. Mi ero dimenticata di dirlo, quindi ve lo sto dicendo un attimo adesso prima di spiegarvi come fare i giri quando in realtà io già li ho fatti. Per lavorare il corpo della maglia lavorerò sempre con un uncinetto 5,5 e parto dove ho un marcapunti. Ora, se avete bisogno di allargare un po' sul seno, rispetto a me che andrò a fare una maglia bassa che mi prende da entrambe le parti, quindi entrerò direttamente qui e chiuderò, voi fate una maglia bassa qui, una poi centrale e una maglia bassa, una mezza maglia bassa da quest'altro lato, in modo da allargare un po' la lavorazione. Quindi ripeto, io adesso andrò a fare la mia mezza maglia alta che mi prende entrambi i lati. La taglia più grande fa la stessa cosa mia, però invece poi di fare la catenella e di entrare direttamente in questo foro, ritorna qui e fa una mezza maglia bassa, e anche da quest'altro lato farà la stessa cosa. Io mi fermerò al foro prima e chiuderò il giro, voi invece qui fate un'altra mezza maglia bassa. Naturalmente quando arriveremo da quest'altra parte dovrete fare la stessa cosa. Questo aiuterà a chi ha il seno un po' più grande di andare a fare un ulteriore aumento. Quindi andiamo a lavorare il giro. Io non tolgo subito il marcapunti, ma va bene lo stesso, anzi no, lo vado a togliere perché altrimenti mi dà fastidio. Quindi io sono entrata sia avanti che dietro con il mio uncinetto e vado a chiudere la lavorazione facendo appunto una mezza maglia alta. Vado a fare la mia catenella di separazione, come vi ho detto io vado direttamente nel foro successivo e vado a fare la mia mezza maglia alta. E continuo a lavorare come ho sempre fatto fino ad arrivare all'altro marcapunti. Mi raccomando, come abbiamo detto, per chi deve fare un aumento perché ha un seno più grande, faccia come ho detto io. Questo le permetterà di avere un qualche centimetro in più, dovrebbe allargarsi di almeno 2 cm, quindi va benissimo se avete un seno di almeno 3 cm, sì, quindi va benissimo per allargare. Se avete bisogno di allargare ulteriormente, passate a lavorare con l'uncinetto di mezza misura, sì. Quindi se come me state lavorando con un 5,5, passate a lavorare con un 6. Quindi adesso continuo fino ad arrivare all'altro marcapunti. Sono arrivata all'altro marcapunti, mi raccomando chi deve fare l'aumento vada nell'archetto, ne faccia un altro, io invece vado direttamente nei due archetti e faccio la mia mezza maglia alta, catenella e vado nell'archetto successivo. Chi deve fare l'aumento torna dentro e fa un'ulteriore mezza maglia alta. Continuo così, vi farò vedere come terminare il giro e come iniziare il successivo. Allora, io sto per chiudere il giro, vado dove ho la mezza maglia alta iniziale e vado a fare una maglia bassa. Rientro nell'archetto, maglia bassa, 2 catenelle e torno a lavorare una mezza maglia alta in ogni archetto. Ora mi raccomando, dobbiamo alternare perché altrimenti se facciamo sempre così la nostra chiusura va in diagonale. Quindi adesso continuerò tutto il giro, vi farò vedere come si termina e come si inizia il secondo, perché i giri da fare sono due e questo ci permetterà di avere sempre la chiusura comunque che resta laterale e non va in diagonale. Quindi il primo giro, chiamiamo quello di prima era il giro di chiusura, quindi giro base. Quindi adesso vado a lavorare per tutto il giro, vi farò vedere come terminare il primo giro e come andare a fare poi il secondo. Sto terminando quindi il primo giro, ho fatto la mia mezza maglia alta, faccio la catenella di separazione, entro nella seconda catenella che equivaleva la mia prima mezza maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con una mezza maglia mi porto dove ho la mia archetto successivo.
E poi vado a lavorare normalmente le due catenelle che sono a mezza maglia alta, oppure la vado a fare direttamente come vi trovate meglio. Si tira un po', rientriamo dentro e facciamo la mezza maglia alta, catenella, e andiamo a fare le mezze maglie alte. Termineremo, vi farò, io continuo a lavorare, vi farò vedere come terminare il giro. Io preferisco fare le due catenelle e la terza di separazione. Vi farò vedere come terminare anche il secondo giro, e quindi poi si ricomincerà dal primo. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera. Quindi sto terminando il secondo giro e invece di fare la catenella entro nella seconda catenella iniziale che equivaleva alla mia mezza maglia alta e vado a fare una maglia bassa. E poi ricomincio col primo giro, quindi entro dentro e vado a fare le mie due catenelle che sono la mia prima mezza maglia alta. Catenella, archetto successivo, mezza maglia alta. Quindi questi sono i due giri che dobbiamo ripetere per fare in modo che la lavorazione, vedete, non vada in diagonale ma resti comunque laterale. Quindi andiamo che si sposta di qua, poi si sposta di qua, poi di qua, poi di qua, e quindi resta sempre comunque laterale. Io adesso continuerò a lavorare questi due giri, vi dirò quanto sono andata a lavorare. Mi raccomando, se dovete fare degli aumenti potete sempre lateralmente in un archetto andare a fare due mezze maglie alte separate da una catenella. In questo modo lateralmente potete allargare la maglia e fatelo da entrambi i lati, quindi sia a destra che a sinistra. Non fatene né al centro né davanti perché altrimenti si noterebbero, mentre davanti sembra comunque un aumento normale che si fa solamente ai fianchi. Quindi lateralmente entrate in un archetto e fate due mezze maglie alte separate da una catenella, e questo vi permetterà di aumentare ulteriormente la lavorazione. Detto ciò, quindi io continuo a lavorare. Naturalmente, se andrò sui fianchi ad allargare un po' la lavorazione, vi dirò dopo quanti giri sono andata a fare questo aumento laterale, oppure vi dirò se ho continuato a lavorare normalmente o se sono solamente andata a cambiare l'uncinetto. Quindi vi farò sapere tutte queste cose una volta che avrò terminato il corpo della mia maglia. Ho terminato il corpo dello smanicato, alla fine ho deciso di fare uno smanicato, quindi di non fare le maniche ma lasciarlo così com'è. Le ho ripetute per 16 volte, però le ultime 6 volte sono andata a lavorare con l'uncinetto numero 6 per allargare un po', quindi non ho usato quello del 6 e mezzo, ho usato solo quello del 6, non ho fatto neanche degli aumenti laterali perché doveva solo renderlo più morbido, non avevo bisogno di fare dei veri e propri aumenti. Però mi raccomando, come vi ho detto, per chi deve fare degli aumenti vada a fare come gli ho spiegato, oppure ne faccia sia gli aumenti che cambi uncinetto, magari invece del 5 e mezzo passa al 6. Se ha bisogno di un ulteriore ammorbimento, chiamiamo così, della lavorazione, invece di fare un altro aumento va a lavorare con uncinetto del 6 e mezzo. Quindi detto ciò, questo smanicato è terminato.